Leggo il solito articolo contro Salvini sul Fatto e ne osservo le contraddizioni. Questa volta non è così facile. Intanto perché attaccare il capo dell'opposizione, sì, avrà anche responsabilità, nel senso che poteva dire cose diverse, ma dire, non fare. Normalmente si attaccano quelli che stanno al governo. Attaccare il capo dell'opposizione, ammesso anche che le sue responsabilità siano condivise dai governatori di alcune regioni che sono a guida leghista, ma il governo è un altro, si criticano i governi. No, il governo invece è santo. E in questo c'è un atteggiamento da parte del Fatto estremamente, come dire, incline a blandire il governo su qualunque iniziativa, a dire sì come bravo Conte. Però in un'altra pagina del giornale c'è un articolo: vietato indagare sul virus, giornalisti dietro le sbarre. In Ungheria, Russia e Serbia, multe e anni di carcere ai reporter con l'accusa di diffondere fake news sulla pandemia. Ma in tutto il mondo, dire la verità sui governi impreparati all'emergenza è sempre più rischioso. Rischio che non corre il Fatto, perché attacca l'opposizione e non il governo, cosa molto singolare. Attacca sempre l'opposizione, attacca Salvini comunque, non attacca il governo. Quindi che rischio corre? Il rischio di altri paesi, qui ci sono giornalisti coraggiosi che fanno la loro funzione, attaccare il governo per i limiti che ha manifestato, evidenti, e anche denunce che sono fatte in questi giorni lo indicano, e almeno evidenti rispetto al ritardo, cose indicate da tanti, ma in questo caso dire che in tutto il mondo dire la verità su governi impreparati all'emergenza è sempre più rischioso, è la dimostrazione che questo rischio il Fatto non lo corre, parla male dell'opposizione. E perché dunque parla male di Salvini? Per quello che io ho detto da settimane, e l'ho detto al Papa, e l'ho anche lodato il Papa, quando ha contraddetto una decisione del cardinale vescovo di Roma di tenere chiuse le chiese. Ha detto no, riaprite le chiese. Beh, buon gesto del Papa, il quale poi ha parlato da solo, come dire, a chiesa chiusa, quando è stato in piazza San Pietro, ma quella è un'altra questione. Il Papa poi può mostrare che contraddizione di comportamento, un uomo di 80 anni può sentirsi debole pur avendo fiducia in Dio. Però qui il tema individua un'ulteriore contraddizione, che Salvini può dire quello che vuole, che la Chiesa ha accettato il potere temporale che ha imposto la chiusura anche delle chiese, e può averlo fatto a ragion veduta, la Chiesa può decidere quello che vuole. Non dimentichiamo che lo Stato Pontificio è uno Stato autonomo e le chiese sono degli spazi che sono certamente sul territorio italiano, ma su cui si potrebbero trovare delle misure di convivenza e di convenienza. Ma non sono io a dire questo, che pure l'ho detto per primo, prima di Salvini, e ho lodato il Papa quando ho detto aprite le chiese. Ma sentite queste considerazioni di un chierico vagante sul Fatto. È per la prima volta in 2000 anni. Riti e celebrazioni saranno senza fedeli, per la prima volta in 2000 anni, per la prima volta in 2000 anni. Nemmeno guerre e terremoti avevano fermato la devozione popolare, nemmeno guerre e terremoti avevano fermato la devozione popolare, in particolare quella delle crocifissioni di incappucciati. Monsignor Claudio Magnoli, esperto di liturgia e consultore della Congregazione per il culto divino, ha calcolato che saranno 9.000 le processioni che non si terranno, la gran parte concentrate nel Venerdì Santo. 9.000, un dato non scientifico ma ragionevole, una questione non solo italiana. Ora, questa osservazione non l'ha fatta Salvini, l'ha fatta un giornalista che si chiama Fabrizio D'Esposito sul Fatto, con qualche inquietudine. Nemmeno guerre e terremoti avevano fermato la devozione popolare. La Settimana Santa senza processioni. Ora, che uno dell'opposizione, cristiano ed è legittimo esserlo, non occorre avere paura di essere cristiani. Non bisogna, in quanto laici, non parlare di questioni di devozione. Siamo stati governati, dopo il fascismo, da un partito che si chiamava Democrazia Cristiana e aveva preso la parola, l'aggettivo che qualificava quella democrazia, dal nome di Cristo. Ora, che un cittadino italiano possa essere cristiano, mi pare possibile, probabile e certamente non censurabile. Quindi che un cittadino e politico si richiami a valori cristiani mi pare giusto. No. Salvini, la grande bestemmia dei sepolcri imbiancati.
Perché Salvini ha ipotizzato che le chiese, anche le chiese di campagna, potessero essere aperte almeno per 4, 5, 6 fedeli. Beh, non mi pare che abbia chiesto qualcosa di molto pericoloso o di molto insensato. Aprite le chiese devono essere aperte per accogliere, e come si va al supermercato, e come si va con le misure che vogliamo riconoscere giuste al supermercato, si può entrare in chiesa o no? Dov'è l'assurdità di questa richiesta, caro Travaglio? Dov'è la impotenza della chiesa a rispondere sì? No, loro stanno aspettando che la chiesa risponda no. Il segretario della Lega chiede di aprire. Quando arriverà la risposta definitiva dei vescovi italiani? Come dire, gli rispondano di no. Ma perché devono rispondere di no? Cosa c'è di irragionevole? Cosa c'è di sbagliato? Che cosa c'è di diverso dall'andare in un supermercato? Cosa c'è di strano in una chiesa stare a distanza di un metro, non in 4, 5 o 6, ma in 10 o 15 e ascoltare le funzioni? Cosa c'è di strano con le tante chiese che ci sono? Cosa c'è? Allora io chiedo, con Salvini e senza pensare in alcun modo di fare una scelta politica, che i vescovi meditino su quello che io già ho chiesto, che le chiese siano aperte. Mi pare che sia legittimo da parte di un cristiano, comunque sia, un buon cristiano o un cattivo cristiano, che le chiese siano porte aperte. Mi pare che si possa dire, oppure stiamo facendo qualcosa che è contro l'amata maggioranza, che non si può criticare, non si vuole rischiare di criticarla, si critica l'opposizione. Troppo facile, Travaglio, criticare l'opposizione. Salvini ha parlato da cittadino cristiano, è il suo diritto, e vergognatevi a cercare di impedirglielo. Io, che sono un cristiano diverso, credo che per ragioni legate al senso della storia, le chiese possano essere aperte, e possono essere aperte con presenze contingentate, esattamente come supermercati. È incredibile che siano aperte tabaccherie e supermercati e chiuse le chiese. Ecco, mi pare che possa essere detto serenamente, caro giornale.